stata messa a calcio, vero? Non c'è, in fila. Ma lì, sono in fila su due scatti. È una sentenza della carteggio dello studio. Ma che defilenzi? Non mi giunge voce. Ma scusa, c'è un po' di non sa casa sua, c'è un po' di rispettare le regole. Presidente, io scusa, possiamo interrompere due minuti così prendiamo visione di questa cosa che ci sta dicendo? Ma non sono per questo, non lo stesso di domani io, sempre siamo per un mercato, per tutti i suoi amici, di fare il mercato. Adesso stiamo trasformando questo contenuto in mercato. Scusa, appunto, detto che stavo chiedendo due minuti di sospensione, così da essere una compagna. Questa è una decisione che si consigliere Caramanto. Allora, se una persona che saluto, lo ringrazio di essere qui, ma se qualsiasi persona scrive e dice ti diffida di tirare gli altri, qualsiasi persona non è una a fare perché
potrebbero utilizzare per qualsiasi costruzione fino a diverso che si possa realizzare sul territorio nazionale. E serve per collegare con l'ascensore, con le scale, i passaggi comuni si fanno i conseguenti sempre nell'edilizia. Mi fa piacere che la consigliera di crescenza abbia fatto riferimento alla legge 92 perché era stannata proprio sulla scelta del nuovo anno e quant'altro. Naturalmente questo va avanti e va avanti nella scelta che tutti quanti all'epoca avevamo fatto e nella sua realizzazione. Non c'è stata nessuna accelerazione, ma soltanto una ripresa di quello che era stata la volontà della passata amministrazione, ma credo di tutti i consiglieri che c'erano in quest'anno, di qualsiasi lato politico e sia, e è andata avanti proprio con i tempi tecnici che ci servono per poter realizzare lo studio e poi proseguire su quello che è la preparazione e la presentazione del Consiglio Comunale. Lei fa riferimento a questo perché forse così ha menzionato, fa riferimento alle elezioni che stanno per essere. Fa riferimento alle elezioni che sono in procinto di essere oppure che sono alle porte oppure alla scadenza amministrativa. Allora, e questo è solo il tempo che ci è voluto. Ci siamo dedicati anche a questo, come al cinema che lei ha fatto, e a prima avremo anche lì risolto i vari problemi che forse prima non erano stati risolti, si è andati avanti alla buona e certamente possiamo più andare avanti alla buona. La scia del privato su queste proposte che stiamo facendo, non c'è nessuna scia del privato, ma c'è soltanto la volontà di poter realizzare per la nostra città due opere che comunque credo che tutti quanti dicono che vogliono, per cui in queste aule invece dicono il contrario. Quello di una palestra comunale a servizio delle nostre associazioni locali e quello di una scuola, quando ci darà la possibilità economica di poterla realizzare, perché capiamo i momenti di crisi e capiamo anche che le risorse sono poche. Ma noi non andiamo avanti, cerchiamo di attingere tutte le risorse possibili per poter cercare di realizzare un nuovo edificio scolastico. E per quanto riguarda invece la conclusione che ha fatto per quanto riguarda la zona micronino e quant'altro, i soldi per il completamento del micronino non erano quelli che sono stati spostati dall'anno di fatti. L'anno di fatti sono spostato quella somma che serviva per realizzare comunque una sistemazione, averne attrezzato lì quel luogo che certamente poteva sicuramente dare un aiuto a quello che era la zona di Viale Cappuccini, ma nello stesso tempo abbiamo avuto grossi problemi nelle attrezzature di creativo di Lando Garibaldi, tant'è che proprio a maggio di quella polemica che ci fu tra maggioranza e minoranza, un bimbo è caduto da molto di giochi Lando Garibaldi perché si era rotto, quindi quello ha fatto accelerare ancora noi l'utilizzo di quella somma per sistemare comunque i parti che abbiamo e metterli in sicurezza prima di realizzare altri parti che comunque poi lasciavano insicuri quelli che noi abbiamo. È stata quella la scelta. Per quanto riguarda invece il micronino, abbiamo recuperato sì dei soldi che andavano persi e i lavori sono in fase di ultimazione proprio per dare la gestione e per evitare che la regione si prendesse anche gli altri soldi che avevano avuto come finanziamento, in totale circa 120.000 euro. Abbiamo chiuso una scelta che all'epoca forse non fu proprio delle più oculate, ma abbiamo cercato di salvare il fondo di guardia verde dall'esposto di somme e abbiamo dato comunque una struttura utilizzabile e fruibile, così come chi precedentemente aveva programmato, perché pensava forse ci fossero una maggiore aumento demografico di nascituri sul nostro territorio. Purtroppo era quella una scelta fatta e su quello dobbiamo andare avanti e lo portiamo a termine. E la gestione è già stata affidata, quindi abbiamo dato corso a tutte quelle che erano richieste della regione e abbiamo scongiurato il ritiro del finanziamento che è stato dato. Per quanto riguarda, andando ancora lì, cita delle cose che poi se vengono lette sono anche gravi, perché può far sembrare che noi stiamo giocando con questa pianificazione e con quello che si andrà a realizzare. Ha parlato di aule con pareti semoventi come se fosse, come diceva il consigliere Sciotto, una scatola di vetro che veniva composto. Didattica, questa è scolastica, si deve pensare al tempo,
io lo dico in altra lingua per farla capire l'ignoranza etnica che abbiamo con gli agili. Va benissimo. Lasciamo perdere questa sorta di costruzione, andiamo avanti. Ma non ci posso, usiamo le campagne, così capisce il collega Simeone. Per la volta di Dio, non c'è il suo. Allora, quello che sarà poi la realizzazione, naturalmente, può essere utilizzata in qualsiasi tipo di tecnica costruttiva. E stavo dicendo che quello che lei citava in qualsiasi momento, forse a chi ascolta il dovere del mestiere, può sembrare che sia un qualcosa che si svolge e si rimonta come un giocattolo. Ma in realtà è la nuova costruzione delle scuole che si fanno oggi proprio per dare maggiori spazi, per aumentare gli spazi interi a seconda dell'occorrenza dell'organizzazione didattica all'interno. Quindi questo sarà per chi andrà a realizzare in quel momento, chi progetterà, dovrà progettare, ma in quest'ottica oggi noi non stiamo progettando un edificio, stiamo progettando urbanisticamente, stiamo individuando un luogo dove poter realizzare. Poi chi andrà a realizzare, chi amministrerà, naturalmente dovrà fare il meglio possibile per utilizzare materiali ecocompatibili, cercare di ridurre l'impatto ambientale, dare più verde, dare tutto quello che serve per una scuola innovativa del futuro, anche all'interno con tutto quello che ha detto Luci ci mette questo di sotto. Quindi non parliamo neanche di norme del genere di sicurezza del lavoro, perché in questo momento non c'entra, perché entrano nella fase esecutiva delle norme. Naturalmente se si realizzerà dovranno aspettare quelle norme. Quindi è inutile, è superfluo che venga oggi sottolineato questo per far mettere forse in ridicolo quello che si sta facendo. In realtà non è così. Per quanto riguarda un quesito che ha fatto, che va fuori da quello che è l'ordine del giorno di oggi, la risposta quando riguarda il campetto di notte. Alla selezione didattica è votata tutta la documentazione necessaria affinché la preside possa mandare i ragazzi nella struttura sportiva di Coppa. Punto. Non aggiungo altro perché la rete è anche molto molto gratissima. Mancano fondi di riserva, hanno citato i fondi di riserva, meglio quello che può essere la copartecipazione economica per la qualificazione delle strutture del governo comunale. E per quanto riguarda il finanziamento per la scuola e per la palestra c'è stato detto è il cofinanziamento regionale e la copartecipazione comunale con la regione. Per quanto riguarda il campus abbiamo fatto richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero della Pubblica Istruzione, se ci sarà accolto abbiamo il cofinanziamento della quota parte della comunale per poter poi realizzare il campus. È una verificazione che chi verrà avanti potrà anche stravolgere, però posso dire, mi spiace che è uscito anche la consigliere Scioli, di quale mi veda un'ottima amicizia, che quelle installazioni sono installazioni che mi spiace che vengono fatte, perché il suo gruppo politico ha avuto per quasi 2 anni un peso forte all'interno di questa amministrazione, avendo la delega dell'urbanistica e del lavoro di tutti. E l'assessore è rimessa anche questo motivo, però. Poteva proporre. Ma no, ci siamo rimessi anche per questo motivo, perché questo progetto faceva schifo. Rimettersi, non fare in modo che possano andare avanti le buone idee. Se le 10 anni avete lo strumento per farlo, non l'hai fatto. No, se si riesce a lavorare, ci avete boicottato, incluso perché facevamo, non mi capite. Nella tua attività amministrativa come gruppo potevi portare avanti quasi 2 anni almeno una delle tue idee. Non l'hai portata avanti. Ma portate tutte quali, ma sei scherzato. Non ci avete capitato. No, l'avete boicottato, avete ingannato gli elettori. Questa città io non l'ho visto neanche un euro in questa città. E chiudiamo con la parola. Stella, avete ingannato noi gli elettori. Voglio concludere al gentile consiglio che questa amministrazione vuole realizzare una palestra per i nostri figli e per le nostre squadre sportive locali da anni che si sta di
dicendo di fare, nessuno l'ha mai fatto, anche quando c'è il tempo delle vacche grasse, e oggi con le vacche magre ci stiamo provando. Ora se non ci sono, non si sarà niente. Ma lei sarà bene, la scuola là, no, la scuola là è lo schifo. Di politica che non è la nostra, ma che condividiamo, quello del campus, e andiamo avanti. Chi verrà dopo potrà fare. Ma se lo dicevi prima, non stavi seduto là per l'assessore, stavi all'opposizione, capito? Chiaro. Un indice di vulnerabilità sismica elevatissimo, tant'è che
siamo stati costretti a chiuderlo. Ma non solo noi, ma abbiamo messo a conoscenza della direzione didattica che è stata la prima a dire i ragazzi italiani ce lo accettano più da domani mattina. E ci siamo attivati per trovare una soluzione alternativa. La soluzione alternativa era quella di qualificare il netto stabile del piano fonti. E nello stesso tempo abbiamo inviato i documenti alla regione per poter avere anche dei finanziamenti, che sempre non si sa, ma comunque abbiamo fatto tutte le procedure che ci da attivare, sia per dare subito una scuola ai ragazzi e sia per poter avere finanziamenti per poter fare qualche altra scuola, una scuola in più o migliorare quello di compito, perché aveva un indice migliore e quindi non aveva quella necessità di svolgere. Questo è stato fatto, successivamente sono intervenuti anche su altri. Nella relazione se lei va a vedere. La vulnerabilità sismica di San Vincenzo, successivamente noi abbiamo fatto la vulnerabilità sismica su quelli là. Sì, che ne fate la vita per loro, però. Non so quanti anni, questo è quanto. E abbiamo attivato tutta la procedura. Io penso che tutti quanti hanno preso la parola, chi l'ha chiesto e ha parlato, quindi. Io tenderei a chiudere l'argomento. No, guardi, Presidente, lei adesso cominci a prendere atto di qualcosa. E poi praticamente io mi sono preoccupato di chiedere una serie di chiarimenti che sono non relativi a questioni del taglio, ma alla possibilità stessa di parlare di una cosa come il progetto d'aria. Perché, se permette, dice considerato che da quello che si legge nelle carte non si capisce se stiamo parlando di articolo 21 o di questo articolo, non aspetti l'articolo 30 bis. E siccome stiamo parlando di un piano attuativo, qua non stiamo parlando di un indirizzo generale, qua stiamo parlando di un piano attuativo. Ora, se prendiamo il piano attuativo, l'articolo 20 e l'articolo 21, una serie di prenotazioni, per cui in questo caso, no, evidentemente la funzione del comune si esprime in maniera diversa rispetto a quella che è la natura di quel progetto. Se invece si tratta praticamente di un programma integrato di intervento, tra parentesi con l'ultimo comma della legge regionale 1883, così come integrato l'intervento al comma 8, qualora non si perfezioni l'accordo di programma, l'amministrazione precedente non ricorda l'accordo di programma, si applicano gli articoli 20 e 21 della presente legge. E siccome qua si parla di articolo 30 bis, l'articolo 30 bis prevede, nella proposta di programma internazionale, la relazione tecnica non fallisce esplicativa del programma con allegato tipo plano volumetrico in scala 1 a 500. Con l'indicazione dettagliata delle tipologie di vizi che evidenziano eventuali variabili previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica comunale. Lo schema di convenzione rende conseguente il seguente contenuto minimo: rapporti attuativi tra i soggetti, fonte di finanziamento distinguendo da provvista privata ed eventualmente pubblica, e quindi non qualcosa di aereo o di ipotetico, ma qualcosa di reale. Le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione del programma, la previsione di eventuali sanzioni in caso di non temperanza, la modalità di cessione o locazione di alloggi e utilizzazione di altri beni, documentazione da lasciare e quella attestante la proprietà o disponibilità delle altre. Quindi sono tutti elementi che devono essere inseriti. Quindi questo era già fondamentale capire a che cosa. Secondo elemento, io vorrei sapere, no? Visto e considerato che praticamente qua ci troviamo, di fronte a norme tecniche d'attuazione, io gradirei che mi si certificasse che l'approvazione di questo progetto, con ammesse norme tecniche d'attuazione, è perfettamente identico alla traslazione della Santa Casa di Loreto. Per cui nel momento stesso in cui noi approviamo le integrazioni delle norme tecniche dell'attuazione, queste vanno a finire ed appaiono all'interno delle norme tecniche del piano regolatore. Gradirei che mi si spiegasse con documentazione che è probabile normativa qual è la modalità corretta di traslazione da un ambito a un altro. Poi avevo anche chiesto in relazione a quella che è praticamente a quello che è lo schema di convenzione, com'è possibile che ad un certo punto qua si legge
il presente schema di convenzione non ha valore vincolante ai fini della determinazione delle procedure strettamente urbanistiche. Qua siamo di fronte a un piano attuativo. Mi spiegate qual è la natura di questo piano di cui abbiamo la vedetta? Tuttavia, scrivete voi come dà la documentazione di progetto con il presente schema affinché qualora dovesse essere intrapresa. Qui c'è un piano attuativo, non è cornice di programmazione. Cioè noi stiamo dicendo che praticamente facciamo un piano di realizzazione concreta ed immediata all'interno di una cornice generale e non aspettiamo la conclusione della definizione della cornice perché esiste una serie di motivi. Ma è, allora, poi vi voglio spiegare praticamente come si risponde. Anche perché nello schema di convenzione si dice la società dice offerta per l'attuazione delle opere previste del bando di project finance. Cioè, nel momento in cui voi andate ad attuare, qual è la procedura di adottare? È il project finance. E l'altro di che da tutto questo deriva anche una irrelatezza complessiva che consente, per esempio, voi a valersi per la realizzazione delle opere qualora non realizzerà direttamente lavori di imprese appositamente qualificate, quindi subappalto e quindi potranno essere collaudate anche per tratti parziali e funzionali su richiesta della società. Noi abbiamo un quadro preciso, definito, deciso, che non devono essere quelle relative alla valutazione sulla base di quelli che sono i parametri. Noi dobbiamo avere praticamente un piano finanziario definito. E mi devo sempre spiegare poi come si concilia, ripeto, la costruzione di questo elemento. Io mi sarei aspettato che ci fosse una definizione da una tecnica, visto che si tratta praticamente di uno stralcio di fatto rispetto praticamente alla variante di piano generale, che esistesse praticamente una definizione autonoma, ma non un'integrazione di altre norme. Cioè noi votiamo una cosa, cioè noi non siamo praticamente. Questo è un procedimento amministrativo, non è, non stiamo facendo una legge per cui diciamo al decreto legge articolo 1 la legge 55 del 2002 è così corretta con l'articolo 25. Cioè qual è la procedura? Quindi a questo punto praticamente scusate, poi chiedo alla segretaria soprattutto, qual è? Cioè come fate a dirmi che io posso votare praticamente all'interno di questo procedimento che è autonomo praticamente rispetto all'altro un'integrazione dell'altro che poi viene calata nell'altro, spiegando, io sono ignorante in materia, non ho la competenza giuridica praticamente di un giure congiunto, non so esattamente qual è la modalità attraverso la quale si determina questo, ma ripeto, risulta strano che una giusta posizione si traduca praticamente in una compenetrazione. Allora, continuiamo con la pregunta di Donetti che ha redatto, che cosa ne pensa? No, scusi, io rispetto praticamente la funzione dell'architetto Bonetti, ma prima quando detto c'è la rata che traccia il sole con la spada di ferro, come è spada sull'acciaio con la fine dei nostri cuori, praticamente il problema non è il punto di vista del progetto, è la cogenza sul piano praticamente normativo. Quindi praticamente io vado a votare una vincola sulla quale c'è un parere di legittimità di più generale, non dell'architetto Bonetti. Soprattutto io ho detto dei funzionari e quindi praticamente in questo caso lei potrebbe sostituire l'architetto Bonetti e quindi allora, io capisco l'afflato sul patetico che deriva praticamente dalla comunanza di funzioni in ambito pubblico privato, però il punto di fondo è un altro, cioè io ho una risposta certa sul metodo e sul intanto 1721 per la FIS, dato che non mi torno all'architetto allora parto dall'applicazione dell'articolo 21 quale procedura di formazione di un programma complesso o piano d'area. L'articolo 20 e 21 della legge regionale definiscono l'approvazione o il processo di formazione tramite adozione e approvazione di due fattispecie di piani attuativi, il 20 in assoluta coerenza con la pianificazione comunale e il 21 in variante della pianificazione comunale. E la
procedura dei piani attuativi, che però hanno contenuti e momenti formativi diversi. I piani attuativi sono quelli già previsti nella pianificazione generale, quando c'è un rinvio alla pianificazione attuativa. Appunto, l'articolo 20 e 21 parlano esclusivamente della procedura nelle fattispecie che dicevo prima, invariante o in perfetta sintonia con la pianificazione. Si parla di l'articolo 30 bis, di cui si è tanto parlato, parla di programma integrato, una delle fattispecie di cosiddetti programmi complessi, che contiene anche, perché dice sono equiparati ai programmi integrati, anche i cosiddetti piani d'area, che citava all'inizio l'architetto nella legge del 90. Quindi, siccome, come dire, la proposizione di un programma complesso, un piano d'area, ha contenuti e finalità diverse da quelle dei piani attuativi, l'articolo 30 bis e l'articolo sul piano d'area definiscono quali sono i contenuti. Non siamo nella fattispecie di accordo di programma, che è previsto esclusivamente tra enti pubblici, quantomeno due, con la partecipazione anche del privato. Quindi non siamo nella fattispecie di un accordo di programma, ma di un piano d'area, come abbiamo visto illustrato nella presentazione, che proposta dall'amministrazione, come dice la norma, perché è il primo proponente, i cui contenuti non sono esattamente quelli di un programma integrato presentato da un privato, che necessariamente deve contenere il programma finanziario, la convenzione precisa, il cronoprogramma, oltre ai contenuti tecnici che sono appunto il piano volumetrico, le norme tecniche, la relazione e quant'altro. Quindi, come tra l'altro è stato anche detto, allorquando l'amministrazione comunale che presenta un piano d'area, non deve esattamente contenere questo piano, il piano economico finanziario, il cronoprogramma, eccetera. Rispetto all'attuazione, l'amministrazione comunale provvederà tramite tutti gli strumenti che avrà a disposizione, che può essere un bando per la ricerca del finanziatore o privato, ovvero partecipare a un bando per avere dei finanziamenti pubblici, perché non è sufficiente finanziare il campus esclusivamente con la valorizzazione dei cappuccini. Per cui io ritengo che così la composizione di questo piano, così come è stata presentata all'adozione, sia sufficiente secondo le regole della pianificazione urbanistica. La convenzione che è contenuta è uno schema molto generale che non prevede esattamente qual è, come dire, l'esatto contratto, l'esatta convenzione. Perché, appunto, come dicevo prima, ad esempio, se si partecipa a un bando regionale o a un bando pubblico, oppure noi dobbiamo partecipare con altri bandi, è l'interrogatore che ci propone la convenzione. Non può essere il comune che la propone o quel limite all'interno. Questo è il mio parere rispetto alla regolarità del contenuto e della procedura. La regolarità di un'operazione del genere rispetto a un piano adottato in itinere è una procedura assolutamente consentita e usuale, addirittura. Sì, se lei si apre su internet e punta sul motore di ricerca, lo dicevo all'assessore prima, approvazione in variante di piano in itinere, tutta l'Italia ha... Beh, io lo
fino a stamattina, a forse un altro dopo, ha venuto in conto e non c'è norma che vieta questo processo all'interno di un procedimento militare. La legge che la circolare che ha citato è datata, certo è l'81, ma si rifà alla legge urbanistica 1150 del 42, che non è tutta una serie di modifiche, ma non parlando sempre su internet, sì, ma non rispetto a un procedimento sui piani, quanti ti troverà praticamente tutta una serie di operazioni successive che non vanno esattamente lo stesso, anche perché però io guardi che l'ho già detto sul piano tecnico di regolarità anche in commissione, questo processo è seguito, non c'è norma che lo vieti, per cui non mi puoi dire mi citi esattamente la norma che dispone che io posso fare, la norma dispone, no, io no. No, non dico questo, ma non dico questo, c'è anche giurisprudenza riguardo, la stessa regione Abruzzo, voglio dire, sentite, lasciamo perdere, questo è il mio parere, ho specificato quello che è il mio parere rispetto alla regolarità tecnica e amministrativa di questa deliberazione. È tantissimo, glielo ho detto, mi ha interrato. Non esiste all'interno di questo discorso. Come non esiste? Non interrato. Vogliamo fare riferimento alle tendenze dell'articolo 23. Come procedura? Come procedura? Come procedura? E siamo in una procedura di adozione dell'articolo 21. Perché in l'articolo 21? Quindi praticamente l'articolo 21 che si scopre. No, l'articolo 30 si individua il tipo di pianificazione o programma che noi stiamo facendo, una tipologia che è diversa da piani attuativi, così piani attuativi di tutte le forme, petto, pizza, lottizzazione, cioè non siamo in quella fattispecie. Quindi lei in comune nel suo caso praticamente sarebbe il soggetto pubblico che presenta se stesso il programma integrato di gara. La norma dice che il primo promotore di un programma integrato per la è il comune. Il sindaco ha presentato a se stesso un programma integrato in aereo. A se stesso, il sindaco non propone a se stesso. Con chi? Con chi? Il proponente. E l'amministrazione è proponente. L'amministrazione è proponente. Certo, il sindaco come... Il sindaco è proponente. Sì, così come la base proponente competente, non c'è questo, io non so se ho complicato la traslazione della campagna. Allora la traslazione la si fa così: il piano se approvato, perché c'è la pubblicazione 30 più 30 delle osservazioni, conferenza dei servizi, dovrà essere approvata. Con l'approvazione si verificherà che noi si approvi, il Consiglio Comunale approverà, magari non nella stessa forma, si osservata con le controdeduzioni, dobbiamo fare la conferenza dei servizi, non so se rimarrà tale quale, se... comunque approverà questo piano con queste norme tecniche che dovranno essere inserite in corso d'opera nelle norme tecniche della variante generale e nella cartografia. Faccio una specifica. In questo caso, in questa fattispecie, queste norme tecniche da inserire non sono norme di rinvio a una pianificazione da farsi, ma sono norme che hanno già un piano appiccicato, cioè non sono come... Come essa, se già detto di Maria Cucini, rispetto alle comunità storiche del luogo, appiccicato, ma non... Maria Cucini... Non le parlo praticamente di un'estensione un po' eccessiva. Ammettiamo la
Allora, io non sono qui per giudicare le norme di principio, ecco, sono stata chiamata a dare delle risposte di procedura, ma oltre quello che vi ho potuto dire sulla procedura e la modalità. Allora, la conclusione è esattamente come trasliamo, questo è il termine che lei, se vogliamo mantenerlo, non so per gli altri, esattamente come trasliamo le osservazioni, le modifiche cartografiche apportate con l'accoglimento delle osservazioni, le modifiche delle norme tecniche approvate con l'accoglimento delle osservazioni, la rettifica e correzione che abbiamo portato al Consiglio dell'altra volta, per fare un elaborato, anzi, perché tutti gli elaborati contengano questi elementi a modifica della del richiamo adottato. Dottoressa, allora. Questo è il pensiero, ma allora, questo non è astrattismo, è la mia risposta sul piano tecnico, non è astrattismo. Penso che si faccia così. Scusa, per trovare qualcuno che la pensa diversa, non so, io la penso così. Ma no, scusi, se non ho capito male. Se non ho capito male, mi scusa la prendo perché così rimane. Se non ho capito male, questo significa che nel momento in cui noi approviamo praticamente voi, praticamente era un programma smonesti, praticamente nel momento in cui si approva praticamente il piano d'aria, automaticamente è come se si sospendesse il processo di approvazione della variante, perché dobbiamo aspettare il momento nel quale tutti questi elementi, una volta finito praticamente la dimensione di stralcio, praticamente andranno a confluire, non so attraverso quale forma, ma poi tanto praticamente poi immagino che questo mondo svolga tutto, magari lo teniamo a Renzo, e allora praticamente si torna a finire praticamente all'interno della variante generale, e a quel punto praticamente noi arriveremo, poi riprenderemo tranquillamente il discorso dell'adozione della variante generale per arrivare poi alla fase finale. Quindi è inutile che discutiamo delle altre osservazioni, cioè considerando che dobbiamo aspettare quello che è l'iter procedimentale. Questo praticamente è questo è il dottoressa, sta dico male? Con il microfono. Parlarsi che gli altri non li pari passo, ma scusate, prima di arrivare, dunque, quando si confeziona l'uovo di Pasqua, e quindi quando la sorpresa praticamente viene inserita all'interno dell'involucro, sostanzialmente prima di arrivare alla conferenza dei servizi, devi mettere pure il fiocco, e quindi ci vuole pure il discorso della dottoressa, anche questo. Quindi vuol dire che prima di arrivare. Dottoressa, forse dato la carta comincio a perdere i colpi. Io pensavo, la verità, mi scuso, ma a una certa età non sono attenta come giorno in maniera praticamente attraversare tutta la palestra d'Italia. Praticamente io pensavo di aver capito, e forse possiamo controllare dalla registrazione, che per essere detto, prima noi facciamo questo, nel momento in cui avremo finito questo, prendiamo, mettiamo là. Il che significa che solitamente non saranno. Quindi sostanzialmente praticamente noi non vedremo l'effetto della traslazione. No, chiedo scusa, detto di Sandro Borrego, posso dire, sono due procedure che andranno assolutamente in maniera parallela. Vale a dire, il piano d'area avrà la propria procedura di approvazione. Il piano regolatore continuerà, stasera continuerete ancora a discutere dell'esame di osservazioni, perché il piano d'area comunque il piano regolatore continui con la propria procedura approvativa. Questi contenuti sono contenuti integrativi, quindi come diceva bene l'architetto Brandinati prima, hanno ai fini della stesura finale del piano, quindi quando si saranno scritte tutte le fasi di esame di osservazioni, conferenza di servizi, quindi si darà mandato al tecnico redattore del PRG di trasporre cartograficamente e nei elaborati scritti quelle che sono
paese, quelli che sono gli esiti di tutta questa procedura, vedranno il tecnico incaricato della redazione della variante del PRG inserire queste, i contenuti e gli esiti della procedura approvativa che nel frattempo avrà fatto il piano d'aria. E ragionevolmente presumibile, credo, poter affermare che comunque il piano d'aria riesca ad avere tempi più solleciti, ma non per altri motivi, ma semplicemente perché i contenuti certamente più semplici, più veloci rispetto ad una variante generale sull'intero assetto del territorio comunale. E con l'occasione, scusa Presidente, perché adesso c'è il microfono, volevo per chiudere il discorso sulla procedura di variante o modifica eccetera. No, volevo chiudere io il mio intervento, non ho detto, poi posso... Piccoli negozi a servizio di scuole e impianti sportivi, nonché ai livelli superiori,
anche in piccolo albergo o in alternativa locali per attività nel terziario, nel terziario, dico, servizio al benessere, eccetera, con puntini di sospensione e se, per lasciare la possibilità più ampia, perché tra le modalità di attuazione che io mi auspico vengano perseguite per la realizzazione delle opere, credo personalmente nel project financing. Project financing è una norma di una norma ben dettagliata all'interno del codice degli appalti. L'articolo 153 prevede diverse possibilità di attuazione. La procedura, a mio onestissimo avviso, che sta attuando oggi lei, è una procedura che garantirebbe lo stesso in termini di massima trasparenza. Perché i project financing possono essere di due natura diverse. L'iniziativa privata, quindi con un soggetto proponente, che può avanzare all'ente la proposta per la realizzazione di opere, servizi, eccetera, a fronte di corrispettivi, potrebbero essere corrispettivi gestionali, corrispettivi di beni immobiliari, eccetera, eccetera. Acquisendo però, qualora venga esercitata questa operazione da un privato, la qualifica di proponente, qualora l'ente decida di procedere. Il proponente è il soggetto che potrebbe, di fronte ad una proposta di questo genere, esercitare un eventuale diritto di relazione. Viceversa, quando un'operazione urbanistica che deve avere necessariamente un'uscita di tipo edilizio viene promossa direttamente dall'ente, diventa una figura del soggetto che potrà esercitare un diritto di relazione. Quindi sarà l'ente a dettare le regole utilizzando la progettualità già acquisita come lo studio di fattibilità che verrà posto a bando rispetto al quale soggetti vari della procedura pubblica, aperta e trasparente potranno partecipare, valutando in te stesso quella che potrà essere, tramite una commissione, la proposta economicamente per adesso più conveniente. Quindi mi sento di dirvi che questa edizione, questo ventaglio ampio, in qualche modo vuole lasciare aperta la possibilità all'ente di trovare qualcuno che voglia comunque partecipare alla realizzazione di un'opera di questo genere. Esattamente quello che ci preoccupa, quindi. Però, scusi, posso fare una domanda banale per semplificare, per sperando di concludere. Allora, mi spiego. Qualcuno approva questo piano d'aria. Questo piano d'aria segue praticamente la sua procedura normale, arriva praticamente alla conferenza di servizi, viene approvato e è immediatamente esecutivo. Cioè sostanzialmente non deve aspettare che si concluda praticamente l'iter del piano, della variante di piano relativo, giusto? E quindi sostanzialmente le norme tecniche sono un satellite che gravita per atterrare nel momento in cui praticamente l'approvazione della variante di calcolatore praticamente troverà finalmente la possibilità di raccogliere gli orfanelli dispersi che erano gli elementi delle norme tecniche dell'attrazione che servivano funzionalmente, abbarricandosi e radicandosi su qualcos'altro, ad avere assistenza autonoma. E io praticamente nel 68 ero già riuscito la fantasia al potere, praticamente l'ho sperimentata, ma qua che fantasia, praticamente fantasia è la stessa radice della NASA, no, sinceramente, comunque, siccome dice il Presidente del Consiglio che questo è un gioco democratico nel quale si misurano le idee, quindi questa è una tensione ideale, allora praticamente prendo atto che le mie sono sinceramente valide, mi sto zitto. Sì, io devo dire la verità, faccio una premessa che diciamo più di colore se volete. Ci sono architetti, io faccio l'avvocato, quindi non entro nel merito di valutazioni di carattere tecnico, però ritengo di saper leggere la legge, si chiama così, così si legge. E poi la nota di colore, diceva mio padre che aveva 40 anni di esperienza professionale alle spalle, non c'è cosa più pericolosa di un tecnico che pensa di poter interpretare le norme con
più un legale che pensi di poter fare, diciamo, scelte di carattere positivo, però ripeto, ma, diciamo, è solo per sorridere per sembrare un attimo il clima di tensione. Però diciamo, nell'esposizione che mi hanno preceduto mi è cresciuta ancora la confusione, perché io non ho capito sinceramente qual è l'identità precisa di questa cosa che si sta diciamo, proponendo, perché diciamo, sembra che la risposta sia un sì o un no in base alla domanda, in base a, diciamo, alla sollecitazione che arriva. Allora, nella premessa della delibera che viene portata all'approvazione si fa un esplicito richiamo anche all'articolo 30 bis. Io capisco e condivido l'impostazione secondo la quale l'articolo 21 è solo una procedura che viene applicata per il programma, come lo definisce il 30 bis, per i programmi integrati di intervento nell'ipotesi in cui non c'è l'accordo di programma previsto dall'articolo 8 bis, sempre della stessa legge. Quindi non c'è l'accordo di programma, il programma integrato di intervento si sta applicando a seconda dei casi l'articolo 20 o l'articolo 21. Quindi significa che questo è, secondo quello che io devo, diciamo, comprendere secondo logica, un programma integrato di intervento. Però a questo punto io non capisco come si possa dire che, dice si è detto, l'articolo 30 bis parla di programma complesso, però questa finalità diversa da chiama attuativo. Allora, il programma integrato di intervento, ripeto quello che ho detto quando sono intervenuto la prima volta, è inserito nel titolo piani attuativi e ha la stessa, diciamo, lo stesso rango, lo stesso, come posso dire, fa parte della stessa famiglia, è una specie diversa della stessa famiglia dei piani attuativi, dove praticamente altre specie sono i piani particolareggiati, i TEP, i PIP, i PRUM, quindi sono tutte quanti specie della stessa famiglia. Il piano integrato di intervento è cugino o fratello del TEP, del PIP, del PRUM, che sappiamo bene che cosa sono. Quindi io non capisco come si possa dire che il programma integrato di intervento non ha finalità diverse dei piani attuativi. Quindi o è un piano attuativo ai sensi dell'articolo 30 bis, e allora è un piano attuativo. Ma nel momento in cui diciamo che un piano attuativo è ai sensi dell'articolo 30 bis, allora non si può diciamo, trascurare tutto quello che l'articolo 30 bis dice, tutto quello che quindi il piano integrato di intervento deve contenere, tutti quanti gli allegati, chiamiamoli così, che devono accompagnare il piano. Quindi prima, diciamo, mia osservazione che, ripeto, non collima tanto con l'esposizione fatta in precedenza. Poi sulla questione del discorso di itinere o no, io non so se l'esperienza precedente del progettista, diciamo, sia mai approdata davanti ad un tribunale, non lo so. Però quello che so è che praticamente quello che i tribunali possono decidere è qualcosa di imprevedibile. È un qualcosa di imprevedibile, soprattutto quando, e qui diciamo, devo mettere in evidenza una contraddizione, diciamo, rispetto a quello che è stato scritto anche nella relazione tecnica, dove si dice, alla pagina 37, va evidenziato che il presente piano d'area dovrà essere urbanisticamente recepito all'interno di quest'ultimo, cioè si parla della variante del 2010, che in virtù dell'approvazione di itinere dovrà tener conto prima dell'approvazione definitiva delle osservazioni, dei contributi propositivi e delle prescrizioni formulate dagli enti sovraordinati e territorialmente competenti. Poi il passaggio successivo è ancora più preoccupante ai fini della discussione che abbiamo fatto fino al momento, quello che noi abbiamo cercato di portare come contributo fino a questo momento. Tutto ciò potrà dunque, in termini di progetto di PRG, determinare effetti di assetto urbanistico globale e dunque anche in termini di standard sensibilmente diversi rispetto a quando progettato con il PRG adottato. Quindi noi praticamente si dichiara, voi dichiarate, che questo programma integrato di intervento praticamente andrà a stravolgere, perché in effetti è così, ve l'abbiamo detto prima,